sappiamo che l'Italia è un po' il fanalino di coda verso questa transizione, cosa possiamo fare al MIMO? Fare, provare queste vetture. L'autodromo di Monza ci consente di unire le due anime, quella diciamo relativa alla parte sostenibile, quindi con i test drive, e quella emozionale, vedo qua molti collezionisti, che ovviamente sono le auto più belle italiane, non che come sapete al MIMO non mancano mai. Cosa ci aspetta l'edizione 2024? Quindi un coinvolgimento di nuovo delle due città. Milano sarà protagonista con diversi raduni e ritrovo. L'anno scorso proprio con Geronimo abbiamo fatto qua una delle più emozionanti parate, perché ci siamo trovati qua in occasione anche del 120esimo dell'ACI Milano, con circa un centinaio, 120 probabilmente erano, vetture tra classiche e moderne. Siamo partiti da qua, siamo entrati con un passaggio alla Reggia di Venaria, siamo andati da Monza. Nel 2024 anche abbiamo di tutte le tipologie, abbiamo fatto un anno anche le Tesla, 100 Tesla che si sono radunate nel Parco Sempione per poi arrivare a Monza. A Milano faremo anche, oltre alle presentazioni, anche sarà durante il MIMO, ci sarà un infopoint come l'anno scorso in zona centralissima, che darà quindi informazioni su tutte quelle che sono i contenuti del MIMO, quali sono le auto. E su Monza, come ho detto prima nelle varie interviste, stiamo lavorando su tre assi principali. La parte emozionale, e io non posso ancora dire nome, lo so, tutti mi chiedono le case. Abbiamo già chiuso veramente con cose che vorrei dirvi come non mai, ma ancora ci sono ovviamente ovvi problemi di ancora non possiamo parlare troppo. Però avremo veramente delle hypercar, ecco, importantissime presenti, che hanno già confermato. Avremo più test drive, hanno funzionato benissimo l'anno scorso, e poi abbiamo una tecnologia, perché torna la Formula Indoor Autonomous Challenge con una gara vera, con sorpassi. L'anno scorso abbiamo fatto un test che è andato molto bene, perché Geronimo e l'ACI Milano hanno anche dato la licenza per la prima volta, la licenza normalmente si dà ai piloti, in quale abbiamo dato 24 piloti in cielo, alle vetture. E questi sono un po' gli ingredienti che come organizzatore, ecco, di un evento che comunque è uno dei pochi italiani che parla ancora di moderno e di classico insieme, noi ci ancora definiamo motor show, vediamo in questa forma. Un'altra cosa che ci sta di Geronimo, è un evento gratuito, continuerà a essere gratuito, questo ci permette di avvicinare i giovani, le famiglie, le coppie. E quindi seguiteci nei monitor. Oggi abbiamo fatto un cocktail, proprio perché abbiamo detto, prima parlavo di mix. È un grande piacere accogliere oggi la presentazione di MIMO qua in Automobile Club Milano, una realtà assolutamente consolidata, un momento sul nostro territorio per far vivere la passione per i motori, per parlare delle novità dell'automotive, sempre con un occhio verso il green e le nuove tecnologie, una manifestazione che attira tanto pubblico e turismo verso il nostro territorio, una manifestazione che salutiamo con grande piacere. Soprattutto è gratuito. L'accesso è gratuito, vi attendiamo tutti in autodromo a Monza. Sì, MIMO è un grandissimo valore per la città di Milano. L'anno scorso all'autodromo sono entrati circa 60.000 visitatori, ma questo rimane un evento importante anche per la nostra città, che è di fatto a disposizione di un evento importante sotto tanti profili, dal punto di vista turistico, dal punto di vista dell'innovazione dell'industria automobilistica. Quindi mi piace pensare che Milano sia una risorsa per MIMO e MIMO per Milano, quindi stiamo mettendo a punto con gli organizzatori il ruolo della nostra città per questa importante manifestazione, per questa manifestazione che ormai è anche punto di riferimento, ma rimane il fatto che MIMO rimane un punto fondamentale del palinsesto turistico della città. Niente, possiamo fare sempre molto di più. Innanzitutto dobbiamo incrementare, se vogliamo, un po' la presenza su Monza e il raccordo con Milano, quindi per renderlo di più un evento metropolitano da questo punto di vista. Poi possiamo allargare l'area all'interno dell'autodromo e arricchirla con degli eventi. Possiamo espanderci maggiormente anche all'interno della città di Monza, quindi abbiamo un po' di cose da fare. In questi ultimi anni è cresciuto progressivamente e contiamo di continuare a farlo crescere, magari arricchendolo di contenuti insieme agli amici. Vedo che siamo partiti quest'anno ancora più presto, quindi abbiamo modo di lavorare bene assieme. Questa quarta edizione non vediamo l'ora che arrivi, quindi siamo tutti interessati. Poi Andrea ci ha accennato a delle grandi novità, quindi vedremo cosa tirerà fuori dal cilindro.
Intanto complimenti per le passate edizioni, ormai un brand consolidato, un evento che ha avuto il successo che merita, e quindi aspettiamo la prossima edizione con ansia e con la voglia di conoscere queste grandi novità che ci ha preannunciato Andrea. Dare consigli su cosa si può fare di più, cosa si può fare di meglio sarebbe inopportuno. Devo solo dire che c'è tutto l'impegno di tutti, ho visto che è una squadra che funziona con l'appoggio della regione, del comune e dell'ACI di Milano, quindi siamo qui nella casa dell'ACI Milano, e io faccio parte della commissione sportiva, quindi mi sento coinvolto in questa attività di promozione dell'automobilismo anche storico, perché ci sono anche elementi che contraddistinguono la storia della nostra istituzione. La regione Lombardia non essere vicino quando si parla di motori, automotive, e il tutto si ricollega a Milano, a Monza, alla Brianza, all'autodromo di Monza, dove sono sempre programma eventi eccezionali. Qui si parla del MIMO, del Milano Monza Motor Show, in grado di muovere tantissimo l'automotive, 3,6 miliardi, 57.000 addetti, 12.000 imprese legate a questo settore che oggi più che mai va verso l'innovazione, la sostenibilità, e soprattutto le istituzioni hanno creato un modello vincente, quello lombardo, un metodo di lavoro tra istituzioni, associazioni, che porta quel valore aggiunto tipico del saper fare lombardo, come per l'appunto quello che è stato in grado di portare eventi come Expo 2015, le Olimpiadi di Milano Cortina 26, e quindi anche in questa programma, in questa situazione, in questa manifestazione grande che muoverà tantissime persone con la gratuità dell'evento, che potranno visitare l'autodromo, vedere i nuovi modelli di auto, le più innovative, che vanno non solo motore elettrico ma anche con carburanti innovativi, insomma il progresso e lo sviluppo dell'automobile in Italia qui in Lombardia con il Milano Monza Motor Show.